Oggi andremo a modificare una batteria di un Bosch 14,4 V. Come potete vedere, non va. La batteria è una nickel cadmio da 14,4. Noi cosa faremo? La smontiamo, toglieremo tutte le celle nickel cadmio e l'andiamo a trasformare mettendoci dentro con relativo BMS 14S batterie al litio e 18650 della Samsung. Io metterò queste batterie qua, sono già testate, sono intorno ai 3000 mAh, 3 A. La batteria attuale è una 1,5 ampere, ci sono 12 celle dentro. Noi metteremo 4 celle da 3 ampere, diventerà una 3 ampere, quindi più potente però al litio. La prima cosa che dobbiamo fare, montiamo le nostre batterie con una chiave Torx, andiamo a smontarlo, vediamo un po' dentro. E poi vediamo come sostituirle con le batterie al litio. Nelle batterie, come potete vedere, questo qua è tappato. Noi non faremo altro che riscaldare un cacciavite, ce lo mettiamo sopra, lo facciamo raffreddare, tiriamo e si toglie il tappo. Serve per non farle smontare. Per togliere il tappo, che serve per non farle smontare, io riscaldo un cacciavite con un accendino, lo riscaldo per bene, poi lo andrò a mettere sul tappo, lo farò entrare un poco, poi si raffredderà, tirerò e si toglierà. Come potete vedere, il tappo è tolto. Adesso andiamo avanti. E questo è il nostro pacco batteria. Questo è un nickel cadmio, c'è l'isolatore. A noi questo non ci serve più, utilizzeremo solo la parte superiore per i contatti e basta più. Andiamo avanti. Il nostro sensore di temperatura lo rimaniamo, è collegato, come potete vedere, da questa parte. Questo qua lo riutilizzeremo. Con una pinzetta ho staccato la linguettina qua. Adesso dissaldo questo cavo e rimango il tutto com'è. Ok, questo mi servirà perché deve essere riutilizzato. Questo non mi interessa più. Allora, ho staccato la batteria che era collegata così, il negativo. Adesso come negativo abbiamo questo e il positivo da collegare sul nostro BMS che andremo a mettere delle batterie al litio, è questo qua. La termocoppia e la resistenza la rimaniamo, che servirà per dire al caricatore che la batteria è carica, anche se questo già lo fa il BMS. Prossimo passaggio, prendiamo le nostre celle e dobbiamo misurare che il voltaggio sia identico, altrimenti dobbiamo caricarle e portarle allo stesso voltaggio. 4,12,
4 e 12, 4 e 14, 4 e 12. Ok, va bene così. Andiamo avanti. Adesso dobbiamo assemblare il nostro pacco batterie. Io già mi sono preparato un quadratino dove le batterie andranno. Positivo, negativo, positivo, negativo. Questi si prendono su vari siti. Li assembliamo, vanno ad ingastri, così possiamo farci il nostro pacco batteria come meglio crediamo. Abbiamo fatto la nostra mini batteria, si può dire, però pensate che questa è 3 ampere, quella di prima, molto più grande, era 1,5 ampere. Adesso dobbiamo assemblare le nostre batterie, collegarle elettronicamente. Ci ritagliamo i vari ponti, che faremo sulle batterie. Allora non faremo altro che collegare, questo sarà il positivo, quindi un ponte va qui dietro così, positivo e negativo, altro dall'altra parte, faremo positivo e negativo, continuando dall'altra parte, positivo e negativo, quindi avremo poi ci rimarrà un positivo o un negativo. Per essere sicuri di isolare per bene il nostro positivo, facciamo una cosa. Si prendono su Amazon, su vari siti, sono degli isolatori. Li installiamo sulle nostre batterie. Così siamo sicuri che non toccherà la carcassa con il positivo. E così facciamo per tutte le nostre batterie. E siamo sicuri al 100% che il tutto è isolato. Allora, verrà così. Un po' più preciso, naturalmente. Va bene. E continuiamo a costruire il nostro pacco batteria. Adesso, per salvare i nostri lamierini di nickel, utilizzeremo questa saldatrice a punti. Questa andrà collegata su una batteria da 20 ampere 12 volt e questi sono i puntali che in corto riscalderanno il lamierino e lo salderanno sulle nostre batterie. Bene amici, saldiamo il nostro lamierino. Prendo fermo. Ebbene ragazzi, dopo che abbiamo saldato le nostre striscette di nickel, prendiamo il tester e dobbiamo saldare i cavi che andranno alle batterie. Allora prendiamo il primo positivo, che questo qua dovrebbe essere 3,7, ok, 4,12 perché è carica, quindi noi sul BMS in B1 collegheremo questo cavo. Faccio vedere lo schema. Ebbene, qua abbiamo lo schema, come potete vedere. B+, B3, B2, B1, B-, con i relativi contatti. Lo schema delle batterie è così, insomma. Controlliamo dove dobbiamo mettere il B2.
sempre tenendo il tester sul negativo della batteria. E il B2 da questa parte, eccolo qua. Quindi qua metteremo il B2 e il B3, sempre prendendo il negativo, lo collegheremo da questa parte. Qua ci va il B3. Poi prenderemo il più e il meno, andiamo a collegare sul più e il meno della basetta. Poi da P1, P- e P+, andremo a collegarlo nel positivo e nel negativo del pezzetto che ci siamo prima conservati della vecchia batteria. Con la pistola a caldo mettiamo un po' di colla isolando per bene e metteremo il nostro BMS qui sopra. E adesso andiamo a saldarci tutti i nostri cavi. Bene, abbiamo collegato, come potete vedere, più e meno. Lo andiamo a mettere qui dentro, come era all'inizio. Per farlo mantenere ci mettiamo la vecchia batteria, questa. Andiamo ad incastrare per bene. Così facciamo in modo che questo non se ne scende. E poi colleghiamo il nostro più e meno al nostro pacco batteria sul nostro BMS. E il gioco è fatto. Ebbene ragazzi, se il video vi piace mettete un bel mi piace e vi raccomando, alla prossima.